Io sono Giuseppe Casa, direttore di Martelabel, direttore del Martelive, del Martelive System che vedete qua dietro e di tanti altri progetti legati al mondo Martelive. E lui è Giuseppe Labruzzo, perennemente sempre al telefono, ok. E direttore di produzione di Martelabel e poi? Tutti direttori. Quindi adesso parleremo di Martelabel. Partendo anche un po' da come è nata, cioè, diciamo che Martelabel formalmente nasce nel 2008 come etichetta, ma il percorso inizia nel 2001 con la nascita di Martelive, anche perché formalmente, cioè, realmente Martelabel è un sottoprodotto di quello che è il Martelive System, forse uno dei principali. Ti seguo? Mi segui? Cioè, quando tu parli, io vado qui. Quindi, se voi guardate ad esempio il Martelive System, vedete che è un complesso di cose, è appunto un system, e questa rappresenta un po' anche la caratteristica dell'etichetta, ossia un insieme di. Prendi pure un attimo il sito. L'etichetta. Eh sì. Un insieme di realtà che alla fine riescono a far sì che questa etichetta si distingua nel mondo del mercato musicale. Quindi prima di continuare, volevo un attimo sapere con chi stiamo parlando, cioè se siete più musicisti, se siete dei futuri addetti alla comunicazione. Se siete dei futuri produttori musicali, magari sì. Se, ti chiami? Joele, Sei musicista? sì, provo a suonare il basso in un paio di gruppi. Nel futuro come ti vedi? Come musicista o altro? Boh. No, può essere pure che si suona, ma anche vuoi anche stare dietro le quinte come produttore? No. No, solo suonare. Ok. Mi chiamo Cosimo e sono musicista, chitarrista e mezzo cantante adesso anche. Ah, pensi cantando. Okay. Nel futuro dici, vuoi fare anche altro o pensi il musicista è la tua. Non so se magari più in là con l'esperienza si riesce magari anche a mettere in su, non lo No, so, perché considerate che servizi. molti dei produttori sono dei musicisti falliti, quindi sappiatelo. Ecco, Cioè, magari quindi a un certo si punto uno si coprono. rende conto che non ce la fa, dice, oh, facciamo una cosa, passiamo all'altra Magari parte. più là Ad esempio, quello. Giuseppe era pure un batterista, no? 2 mesi. 2 mesi, vabbè. Capito subito che. Quindi, cioè, C'hai detto. iniziate a valutare anche l'ipotesi del piano B. Prego. Io sono Tu sei Gabriele Gabriele? e sono pianista e tastierista e cantante. Cantante, E sicuro. sì, questo. E vabbè, niente, ho diversi gruppi. Io spero che nella vita continuerò sempre a fare musica. Non è che sai, è un sogno da teenager, però dai, ci posso provare. Certo, poi anche la determinazione, quella fa molto, cioè dici fare musicista, secondo me oggi uno dice faccio quello e basta, quindi si inventa di Ma tutto, le lezioni, costa purtroppo. Cioè, il piano bar, tutto, ci si può fare. Al limite, piano B, cioè, sta sempre là. Lei Passa. passa, vabbè, lei è Io sono dell'associazione, non Ah, ok. sono musicista. Ah, tu Passo già hai dal piano B, subito, alla grande, va subito. bene, ok. Sono Gabriele, musicista, batterista. Musicista, batterista. Sì. Cantante zero, cioè, non ci ha proprio provato completamente. Cantante, no, ho una Ok. pessima voce. L'ideale sarebbe sopravvivere di musica, quello sarebbe l'ideale. Sì, Riuscire a immagino. sopravvivere di Come dici musica. che, come quando uno è piccolo, io fare il calciatore. Bello. Esatto. Però anche per te determinazione si può fare. Passo la parola al Sì. mio collega. Ciao, sono Riccardo e sono un bassista. Bassista e basta. Sì, basso. Basta, Sì. ok. Vabbè, suono un po' Questo è la chitarra poco determinato. proprio. Come? La chitarra la strimpello, Ah. diciamo. Ok.
quindi fino adesso diciamo che il lato musicista vince, cioè sono musicisti, sì. Ok. E per il futuro tu come ti vedi? Come... Non lo so. Non lo sai? Sì. Prova a immaginarlo. Sì. Non lo so, se ci riesco ad avere una carriera da musicista, cioè, tanto di guadagnato alla fine, perché sarebbe il mio sogno alla fine. No. Vabbè, un po' più di... Ciao, io sono Nico. Ciao Nico. Sono già passato al piano B. Ah, ecco. Anzi, al piano qui, C. Qui ci abbiamo... E cosa, di cosa ti stai occupando? Niente, mi diletto a scrivere per una rivista online di musica, insomma. Ah, quindi diciamo che sei un... fai parte della stirpe dei comunicologi. Sì, sì, più o meno, ci provo. Ah, ok. E quindi stavi lavorando come ufficio stampa o no, solo no, come... scrivo, faccio il redattore per una rivista online. Come si chiama? Rock Now. Ah. Che nasce dalle ceneri di Rock Sound. Che ah, è Rock Sound, cartaglia. Sì. Interessante. E come mai sei qui a vedere questo corso? Insomma, curiosità. Fammi un'idea del settore un po' più a tutto tondo, insomma. Capisci. C'è maltempo, c'era la focaccia. Ho capito. Infatti che... Tutti a mare, so. Lì c'è un'altra persona. Non sembrate che... Leggia. Sto pugliese, fantastico. Lasciate perdere quel soggetto. Non ci curiamo di lui. Ma passa, andiamo passa. Oltre. Mi chiamo Matteo, batterista. Batterista. Spero solo batterista. Ma qua tutto è batterista e bassista, sì. Al limite cantante. No, ok. No, batterista. Batterista. Chitarrista non cucinato. Vabbè. Ehi. E con chi suoni tu? Un po' con tutti suono. Ah. C'avete un progetto di batterie? No. Magari. Ho capito. Quindi interessante. La drammeria esiste già. Vabbè, e tu invece come ti vedi in un futuro prossimo? A quanto prossimo? Prossimo. Tra 10 anni, come ti vedi? Tra 10 anni spero ancora batterista. Speri ancora batterista? Sì, spero. Senza passare a piano B, C, D. Ah, ok. Vabbè. Io praticamente qua siamo un mondo di batteristi, musicisti. La drammeria. Ah, la grande. E lui passa? Sì. Vabbè. Strimpellatore? Dai, fai il serio. No, musicista. Chitarrista. Ma tu pure da qualche anno, che poi il progetto Lenula. Lenula, sì. Da quanti anni esiste? Lenula da 2007. Però questo progetto... Hai un altro progetto parallelo? No. Ho avuto sempre un progetto che è lo stesso, poi si è trasformato in Lenula ora. Però era una cosa molto vecchia, che diciamo, che mi sono portato dietro da tanto tempo. Ex strimpellatore di Lenula? No, niente. Ok, quindi un musicista fondamentalmente. Sono interessato all'argomento. Ah, diciamo. Capito. Ok, quindi diciamo che mi sembra di capire che 3/4, per non dire il 90% delle persone qui presenti, sono musicisti. Beh, noi stiamo dall'altra parte, appunto ci occupiamo di produzione musicale a 360 gradi e, come dicevo prima, il tutto nasce nel 2001 con l'inizio del Marte Live. Diciamo che Marte Label oggi esiste grazie al fatto che esiste Marte Live. E noi non nasciamo come produttori o editori musicali o persone che comunque lavorano con un'etichetta, diciamo così. E infatti proprio per questo motivo il nostro è un modo diverso di lavorare, perché fondamentalmente noi siamo degli organizzatori di eventi e l'evento principale che organizziamo è appunto Marte Live. Nel 2001, quando ho ideato Marte Live, perché forse già avevo intuito che nell'aria il supporto stava per morire, cioè era nella fase discendente. Quindi, allora,
abbiamo voluto creare un evento che facesse del live un'arte, appunto, arte live. Marte live che significa arte dal vivo ogni martedì. Inizialmente si faceva di martedì e la caratteristica era che non solo la musica faceva il live, ma anche le altre arti, quindi la pittura, per dire, non era solo più rappresentata come normalmente accade con delle esposizioni, quindi con delle mostre o con delle installazioni come accade tutt'oggi, ma abbiamo iniziato a rendere il live della pittura una cosa che faceva spettacolo, e questo per tutte le altre arti. Vabbè, il circo di per sé lo è, il teatro, la danza, abbiamo messo tutte le arti insieme in un'unica location e abbiamo creato il Marte Live. Questo è il Marte Live, un format vincente, che è stato così vincente che abbiamo deciso di spostarlo e esportarlo da Roma un po' in tutta Italia, prima a Bologna, poi a Lecce, poi anche in Puglia, dove comunque abbiamo organizzato degli eventi di Marte Live di livello, forse tra i migliori in Italia. Poi adesso nell'ultimo anno praticamente siamo arrivati ovunque, anche in Sardegna, in Sicilia, adesso si farà la finale in Sicilia. E diciamo che l'evoluzione del Marte Live adesso è questa, è diventato, a parte il system, il Marte Live System, ma anche è diventato biennale. Prima si faceva ogni anno, da 3 anni a questa parte abbiamo deciso di farlo diventare un evento biennale, perché il problema principale è il problema finanziario, cioè non si trovano soldi. Quindi siccome ci servono 2 anni per trovare soldi almeno, quindi per fare fundraising serio, se si vuole organizzare un evento di livello, allora ogni anno finiva e già dovevi ripensare al prossimo anno, cioè ti ritrovavi che non c'era il tempo. Allora abbiamo deciso di farlo diventare ogni 2 anni per avere il tempo di respirare, vivere, anche se tanto alla fine non si vive lo stesso perché si lavora a H24, ma in ogni caso 2 anni di tempo sono necessari e sufficienti per poter trovare i fondi necessari, almeno in parte, perché comunque oggi con la crisi che c'è attualmente l'unica soluzione è quella di chiudere per molti, però noi essendo tenaci alla fine lo stiamo facendo. Adesso a fine settembre organizzeremo la Biennale Marte Live, sarà un grande evento e il clou sarà sempre tutte le arti e la caratteristica di Marte Live, ossia la multidisciplinarità, quella che noi normalmente facevamo in una unica location, ossia tutte le arti messe insieme. Adesso con la Biennale noi le ripetiamo in tutta la città, con diverse forme artistiche, in diverse location. Pensate che ci saranno 42 location in contemporanea attive dal 23 al 28 settembre, quindi sarà un evento enorme che darà molto risalto al Marte Live e al Marte Live System. Quindi di conseguenza darà molto risalto anche a quella che è l'etichetta Marte Label, che è una sorta di costola produttiva per quanto riguarda la parte musicale del Marte Live. Oltre Marte Label, che rappresenta la costola produttiva della parte musicale, abbiamo anche altri progetti, ad esempio Scuderia Marte Live. Scuderia Marte Live è l'agenzia di artisti, forse una delle agenzie più grandi d'Italia, soprattutto per quanto riguarda il numero di artisti in essa presente e per quanto riguarda la varietà. Abbiamo ogni tipo di artista, cioè ogni tipo di arte, diciamo. Abbiamo il circo, abbiamo la danza, abbiamo il teatro, e abbiamo l'arte visiva, grafici, pittori, writers, ogni tipo di arte è presente nelle scuderie Marte Live. E le scuderie Marte Live in realtà poi rappresentano anche una di quelle caratteristiche dell'etichetta Marte Label, che noi consideriamo un'etichetta eclettica. Eclettica perché oltre al classico alla classica oltre a occuparsi di musica, l'etichetta ha questa caratteristica, quella di avere all'interno altro tipo di artisti, da grafici a giocolieri, artisti circensi che partecipano agli spettacoli, a fumettisti che magari danno una mano a creare degli artwork di livello, e tutti questi vengono appunto selezionati e presi dalle scuderie Marte Live. Questo per raccontarvi un po' la varietà di quello che è il mondo di Marte Label.
Allora, man mano che parlo, potete anche interrompermi e farmi delle domande, anche perché in 3 ore che abbiamo non è che si riesce a spiegare più di tanto, quindi diciamo che posso darvi degli spunti che possono esservi utili per il futuro, nel caso decideste di passare anche al piano B, che non è mai escluso. Tu stai sempre sul cellulare? No, Siamo anche comici, eh? Prendiamo anche Daniel, cioè ci parla tanto, certo. io faccio la spalla. Ok, quindi, allora, ritornando su Martielabel, io a un certo punto, noi nel 2001 iniziamo Martielive, 2002, 2003, a un certo punto vediamo che Martielive funziona e iniziamo a esportarlo un po' in tutta Italia e inizia a diventare Martielive Italia, perché appunto si faceva in ogni parte d'Italia. Nel 2005, 2006 continua a crescere. Nel 2008, a un certo punto, in piena crisi discografica, solo un folle può avere l'idea di aprire un'etichetta. Dopo che ormai con la musica ha capito che niente, cioè come musicista, dice vabbè, apriamo un'etichetta. In piena crisi discografica, allora dice, ma come fa a aprire un'etichetta quando in questo momento le etichette stanno chiudendo? Molte chiudono, non dico tutte, era già iniziata in parte la crisi discografica, quindi il calo delle vendite dei dischi, cioè era una pazzia. Noi se abbiamo deciso di fare questa follia, il motivo è stato perché avevamo una forza. Il nostro, diciamo, vantaggio competitivo rispetto a molte altre, la nostra forza era appunto il Martelive. Era il Martelive e quindi il Martelive System. Quindi avere una struttura integrata che potesse occuparsi di ogni aspetto di quello che è oggi un po' la discografia musicale, il mondo musicale. Poi l'altra forza nostra era il Martelive Italia, ossia il fatto di essere presenti in ogni regione d'Italia. Questa cosa ha fatto sì che noi, ad esempio, nel momento in cui individuiamo un artista che ci piace e iniziamo a promuoverlo in giro, avendo varie antenne in ogni regione d'Italia, è facile, come dire, farlo suonare in giro, che è la cosa che oggi rende di più, come voi ben immaginate. Oggi la cosa più richiesta è appunto un'agenzia di booking che ti fa suonare in giro perché, essendo che i dischi non si vendono, l'artista vuole suonare, anche perché l'unico momento in cui riesce a vendere un po' di dischi è durante i live. Quindi questa cosa ci ha aiutato molto, ma non solo. Diciamo che la nostra forza del Martelive è stato l'inversione dei centri di ricavo. Dei centri di costo in centri di ricavo. Mi spiego meglio. Se noi oggi riusciamo appunto a fare la mole di attività che facciamo, è proprio grazie a questo principio, ossia quello di prendere un'attività che normalmente poteva essere o può essere un costo per l'azienda, per l'impresa, e lo facciamo diventare ricavo. In che modo? Ad esempio, faccio alcuni esempi per farvi capire. Il sito, che normalmente, adesso magari di meno, ma quando abbiamo cominciato tanti anni fa, il sito era un costo, cioè dovevi prendere una persona che lo sapeva fare, e la prima cosa è stata quella di capire se c'è la possibilità di trovare un modo per ripagarsi il sito solo con la pubblicità. Tutti mi dicevano che era impossibile, ma tanto mi sono messo, ho trovato i modi. I banner, come funzionava il web marketing, insomma, ho trovato dei sistemi e dei modi per poter ripagare il sito, alla persona che segue il sito attraverso la pubblicità. L'altra cosa che abbiamo fatto, sempre legata ai siti, era quella di capire come si creavano i siti e iniziare a farli conto terzi. Il conto terzi è stata la chiave di svolta. O di volta? Uguale, svolta. Ok. E questa cosa diciamo, ci ha permesso di sopravvivere, ossia questa inversione del centro di costi in centro di ricavo. Ad esempio, noi abbiamo qui questo libretto che è il libretto dei servizi di Martelive. Ve ne passo qualcuno così ve lo vedete. Bello, eh? Sono finito, magari fateli girare.
E diciamo che questa qua è appunto, diciamo, è stata la nostra salvezza da un certo punto di vista, perché dischi comunque non se ne vendono, non è che anche se dal 2008 noi folli come siamo stati per aprire un'etichetta a un certo punto i dischi si sono venduti, no, continuano a non vendersi, e quindi ci siamo inventati altre vie. Le altre vie è stata appunto quella di trasformare l'etichetta intanto in un'etichetta che vende servizi, conto terzi. Non solo, oltre a vendere i servizi, e quindi ogni servizio che si vende, fare cassa e trovare i redditi per le persone che ci lavorano, l'altra cosa interessante per quanto riguarda la vendita dei servizi è il fatto che noi ci specializziamo in quel determinato servizio. Mi spiego. Nel momento in cui noi, ad esempio, c'è il servizio concorsi, vi faccio un esempio, sta lì man mano che lo leggete. Il servizio concorsi è un servizio che oggi noi diamo alle band che vogliono, ad esempio, iscriversi ai vari concorsi presenti in Italia. Diciamo che questa cosa ci ha permesso di studiare tutti i concorsi che stanno in Italia, quindi sapere come funzionano, sapere se sono dei concorsi truccati o comunque dei concorsi che ne vale la pena, non vale la pena, sapere quanto costa, sapere come funzionano tutte le procedure. Quindi diciamo ci siamo specializzati. Quindi questa è una cosa che noi facciamo conto terzi, perché molte volte le band non sanno come funziona questo mondo, magari sì, lo possono fare pure, però significa, come dire, investire del tempo in questa cosa. Allora, noi abbiamo messo una persona che si è specializzata in questo settore dei concorsi e mentre possiamo fare anche con i nostri artisti, avendo la certezza di non sbagliare, di farlo al meglio, anche perché questo è un aspetto fondamentale. Nel momento in cui noi ci occupiamo del management di un artista e quindi lo seguiamo a 360 gradi, noi in un certo senso ne siamo responsabili. E nel momento in cui decidiamo, ad esempio, di iscrivere l'artista a Sanremo o al Premio Tengo, che è non tanto il Premio Tengo che è semplice la procedura, ma Sanremo, cioè, vabbè, rispetto a Sanremo, cioè, rispetto a Sanremo c'è una procedura molto complessa. Quindi mettersi a disposizione e dire oh, lo so fare perché l'ho fatto, perché dopo che uno magari sta un anno, per dire una vita, a preparare il pezzo giusto per Sanremo, poi si iscrive, c'è una lettera che è scritta male o manca una cosa burocratica, non passa, non è bello, cioè l'artista, come dire, rischia il suicidio poi. Un paio di No, e quindi inoltre molti concorsi puoi accedere solamente tramite etichetta, anche questo. quindi magari un artista che vuole essere libero vuole rimanere libero. Sì. Ah, guarda, l'ho messo in direzione, No, non è ti tocca, devi fare questo sforzo. Mi dispiace. e quindi praticamente ci sono alcuni concorsi che sono tramite etichetta e molti artisti non possono accedervi. Allora noi diamo questa possibilità che magari un artista vuole rimanere libero, cioè indipendente. Sai, gli indipendenti, no? Perché c'erano gli indipendenti. Ancora ci stanno. Adesso Ancora ci stanno, ancora ci c'è stanno. l'indie, che però è tutto, non è più indie. Cos'è l'indie? Infatti. Sta sudolendo. È un genere. Si definisce indie come genere? Continua. Stavo dicendo. No, quindi il servizio concorsi è un Faccio servizio. esempi, Giuseppe, concorsi che hanno, quindi qui si accede solo tramite etichetta, per esempio. Il Medimex. Il Medimex, per dirti, puoi presentare solamente tramite etichetta, cioè un'etichetta può Ma in teoria presentare anche Sanremo è così, no? Sanremo uguale, cioè non puoi andare da solo a presentarti. Ma fondamentalmente ci sono come potresti farlo, perché alla fine ci sono le tasse di selezione che sono abbastanza alte, se non sbaglio. Per Sanremo? Mi sa Per di no. Sanremo, se vai Sono €500 No, mi sa di no. no, allora se fai area Sanremo, sono €350 a band. E fai il percorso però appunto Sì, ma quella è una cosa specifica, il resto no, mi sa. come gruppo ti presenti da solo, cioè tramite Area Sanremo. Se fai invece l'iscrizione tramite etichetta direttamente a Sanremo è gratis, cioè è gratuito. Cioè l'etichetta presenta il suo progetto, non ci sono costi tranne la spedizione del materiale.
quindi diciamo che cioè, hanno due. In ogni caso la procedura è molto è complessa, è facile sbagliare. Sì, è facile sbagliare ed essere esclusi per una fesseria, è incredibile. Come questo anche altri concorsi. E quindi questo diciamo ci permette di specializzarci in questo aspetto qua. Ma ci stanno anche altri servizi di questo tipo, ad esempio. No, avete avuto esperienza rispetto a. All'iscrizione a Sanremo? No. Sì, abbiamo fatto 4-5 iscrizioni. Abbiamo iscritto i management del dolore post-operatorio, abbiamo scritto. Che ride? No, perché me l'immagino, io sono. Cioè, su quel fatto sarebbe stato. Cioè, è stato veramente un peccato che. Avrebbero fatto sicuramente. Uno spettacolo. Gli hanno detto, ma siete convinti? Volete veramente portare questo a Sanremo? Perché c'era qualcuno che spingeva per. Ma non esiste. Ah. Perché tutto quello dove dicono no, noi sì. Cioè, proprio. Cioè, poi chi abbiamo fatto partecipare più? Ah, in O'Brien pure, sì. In O'Brien. Poi? Dell'era pure, sì, con un pezzo con Violante, bellissimo, che uscirà col prossimo disco. Sarà inserito nel prossimo disco. Una ha seguito un percorso particolare, che è quello di Aria Sanremo? Sì, no. Dell'Accademia, sì, sì. Quello che andava lì con i bambini, come sì. Accompagnati dalle madri, dai genitori. E tu eri il papà di Una. Fantastico. Vabbè, sono due percorsi diversi. È vero, non ci credo, spiegaglielo. Comunque è un percorso che vale la pena fare. Perché non fa nessuno, ci hanno detto, invece ce n'erano 2000. No, andate di là che sicuro. C'è un'esperienza emotiva. Sì, sì. No, comunque la cosa fondamentale dei servizi è che. C'è il tuo grillo, lo ricordo. No, la cosa fondamentale dei servizi è che, diciamo, come etichetta sono fondamentali per quanto riguarda proprio anche lo sviluppo generale di tutto il system. Perché ci dà la possibilità di conoscere nuove realtà e soprattutto nuovi gruppi, perché noi possiamo firmare 1/2 gruppi l'anno, cioè non riusciamo a firmare di più economicamente. 3 se sono proprio marziani. Sì, però tenete presente che noi riceviamo all'incirca 50 mail al mese, sì, per lavorare o firmare, e quindi c'è già il solo pensiero di ascoltare 50 gruppi al mese. Cioè, no, quello si fa fare. Non è un problema, perché comunque, però immaginatevi a firmarli, cioè a investire, perché comunque su un progetto bisogna investire 15, 20, 25 mila euro più o meno, cioè farlo su ogni progetto è follia per una piccola etichetta indipendente quale noi siamo. Quindi il discorso è che con i servizi noi abbiamo detto, noi abbiamo uno staff capace, forte, abbiamo una strategia, abbiamo una rete, possiamo lavorare con voi tramite questo accordo, cioè con i servizi. E quindi da qui è nato un po' tutto il. Adesso noi seguiamo più o meno 30, band, 30 gruppi, 30-35, a cui facciamo fare un percorso e loro, cioè, però rimangono indipendenti, cioè a noi non danno nulla, nel senso non siamo i loro editori, non siamo il loro management, non siamo il loro booking, cioè loro fanno un percorso loro, molto più libero e semplice. E anche perché adesso. Vuoi continuare? Allora, anche perché adesso no, mi spengo, vado in fade out. Allora, sui servizi, c'è una domanda, vedete? Sui servizi. Infatti ti stavo. Allora, quindi in media 2 progetti all'anno, giusto? 2, massimo 3 se sono proprio marziani. Ah, una domanda proprio stupida. Stupida. In base a quale criterio prendete una band? Solo allora, gusto personale? No. No, a gusto personale no. Diciamo che io utilizzo 3 cose. Allora, intanto mi deve tenere fermo per mezz'ora durante il live. Impossibile. Mi deve convincere al terzo pezzo, ma ai primi 30 secondi soprattutto. Poi, passate questi step, dico, oh, è figo, ci interessa, ci piace. E poi iniziamo a vedere tutti gli altri elementi che ci stanno. Cioè ci dobbiamo credere tanto, anche perché. Noi non facciamo progetti, cioè noi non facciamo pochi progetti, ne potremmo fare tanti, però cerchiamo di non bruciare le carriere agli artisti,
Nel senso che piuttosto di prendere un artista e poi farmi inseguire perché non riesco a stargli dietro, non riesco, cioè, noi quando decidiamo di prendere un artista lo facciamo cioè, a 360 gradi. È la famiglia, cioè proprio entra a far parte di una famiglia. Sì, diciamo che a parte, cioè, entra a far parte della famiglia, ma noi ne siamo convinti e quindi iniziamo a lavorare con questo artista. E una caratteristica della produzione, questa adesso interpello, una delle caratteristiche diciamo della produzione quando iniziamo a quando prendiamo un artista è quello che noi ci occupiamo di ogni aspetto. Intanto la prima cosa che facciamo è se ci crediamo gli proponiamo un contratto di management. Non gli proponiamo solo una produzione discografica o di uno dei dischi, no, ma un contratto di management. Con questo noi poi capiamo se il disco che andremo a produrre lo produciamo noi o comunque noi come manager andiamo a trovare un produttore valido, secondo noi come manager, che possa essere adatto, quindi mette i soldi, mette la comunicazione, mette la promozione, mette la distribuzione e tutta una serie di cose utili a far sì che il disco non si sbatte in faccia ma si vende. Normalmente accade che questo produttore non si trova, quindi secondo contratto che facciamo è il contratto di produzione discografica e con questo normalmente anche un contratto di edizione, perché noi lavoriamo anche come editori e oggi le edizioni sono forse una delle poche cose che come dire, possono dare una redditività, respiro. Diciamo così, respiro. Insieme a appunto, tutto l'altro discorso dei servizi, perché comunque con le royalty dei dischi, a meno che uno su mille ce la fa, non si inizia a vendere, quindi si vendono i dischi, però veramente è un caso su mille che oggi... Sì, cioè, come? Solo da reali. Sì, sì, esatto. Beh, ma anche loro non tanto. Ma anche loro prendono WhatsApp. Prendono i dischi loro ancora, se esistono. Sì, perché hanno abbassato molto le soglie, eh. Cioè prima un disco d'oro erano 100.000 copie, adesso sono 6.000. No. 8.000. Guarda che di più, dici dai dati, devi informarti di questi dati. Wikipedia vado? Vai. Posso andare? Vai. Quindi noi quando decidiamo di fare questo matrimonio, cioè, ci pensiamo, ma tanto. A parte l'inizio che ho detto che deve essere veloce e subito dico, oh, sì, ok, mi ha folgorato bene. Poi c'è... Allora, ecco, questa è una caratteristica. Ritornando al discorso di Marte Live, nel 2001, quando dicevo devo inventarmi un qualcosa che faccia sì che dia massimo splendore a quello che è live, no? Arte live, l'arte proprio di fare il live. Quindi una delle caratteristiche fondamentali che deve avere una band per lavorare con Marte Label è il live, l'impatto scenico, l'impatto dal vivo. E infatti se ci fate caso, molte delle nostre band hanno, cioè dal vivo suonano molto bene, da Ino Braino a manager post-operatorio, ad altre, comunque sul palco devono suonare molto bene. Questa è la prima caratteristica che devono avere, anche perché ripeto, oggi non vendendo più dischi nei negozi l'unico modo è quello di venderla nei live. E inizialmente anche per esempio con Ino Braino, quando abbiamo cominciato, che avevano un cachet bassissimo, io avevo previsto, ok, faccio 100 live l'anno, infatti ne abbiamo fatto oltre 100 ogni anno con loro. Io mi ero fatto anche un calcolo, perché noi abbiamo fatto anche un accordo sul merchandising, quindi vendevamo anche merchandising, tale che col merchandising riuscivamo a pagare la persona che li seguiva, o che mi faceva il booking, che li seguiva in tour, anche perché questo è un aspetto fondamentale, cioè mettere una persona che segue l'artista in tour, ad esempio Giuseppe ci può dire qualcosa, ce ne potrebbe raccontare di una e di più. Quindi faccio il jolly, cioè io vado. Siete bene? Sì, no? Ho la voce un po'. Oh. Faccio il jolly, quindi quando c'è bisogno di un tour manager io mi chiamano, mi dico domani stai a Messina, magari sto a Torino, quindi vado, sono malmeabile, diciamo. No? Malmeabile. Sì.
Quindi noi ci occupiamo, una volta che abbiamo preso questa amara decisione di firmare con un gruppo, di tutti gli aspetti. Quindi gli aspetti del management, l'aspetto della comunicazione, se ci occupiamo di quello che è un altro delle attività strategiche insieme al booking, ossia la comunicazione. Attraverso Marte Press, che è la, diciamo, la struttura del Marte Live System, che si occupa della comunicazione, della promozione. Marte Press, che oltre a farlo per le etichette, noi storicamente l'abbiamo fatto anche per altre attività, quindi per i festival, per altri festival, per i locali, e quindi una delle cose su cui noi puntiamo molto è appunto sull'aspetto della comunicazione. La caratteristica rispetto a molte altre realtà presenti è che l'ufficio stampa, quindi la comunicazione, la facciamo su tutti i fronti. Infatti noi con Marte Press abbiamo 5 pacchetti diversi. Ad esempio abbiamo il promo radio, quindi dove ci specializziamo nella promozione radiofonica di ogni tipo, quindi sollecitiamo i programmatori a passare il singolo in radio, ma anche a organizzare le interviste, quindi con delle persone che giornalmente chiamano a tutte le sante radio esistenti, e alla fine se il pezzo funziona, questa cosa funziona molto. Ci occupiamo di quello che noi chiamiamo il promo tour. Il promo tour è uno dei servizi che forse in Italia, cioè, lo facciamo bene, forse non abbiamo provato anche con altre etichette, abbiamo commissionato questo servizio e ci siamo resi conto che non erano capaci. Il fondamentale, noi oltre ai con i gruppi lavoriamo anche con i festival, soprattutto con le altre etichette che magari non hanno questi servizi, cioè tipo hanno un gruppo, lo firmano, stampano i dischi, però poi si appoggiano a noi o altre realtà. Questa è una cosa fondamentale, cioè nel senso che non pensate che firmate con un'etichetta e questa vi cura a 360 gradi. Molto spesso si appoggia agli esterni. C'è una... Forse devo prendere il micro. Sì, bravo. Sì. Ecco. Se uno te lo dice ogni volta... Vai, puoi continuare. Quindi questo ad esempio è un servizio che noi facciamo bene ed è strategico, perché va a sfruttare tutti quei media che molte volte non vengono considerati. Noi appoggiamo il tour delle nostre band, quindi andiamo con il press tour, come lo chiamiamo. Se andiamo ad esempio a Brindisi, per dire, noi chiamiamo tutte le radio della zona, tutti i giornali locali, il web locale, quindi c'è una persona che si lavora tutto quello che è il locale e che normalmente non viene preso di mira come alcune delle riviste principali in Italia, no? Quindi essendo che non c'è molta concorrenza, le cose escono. Se voi considerate che questo si fa in 50 città diverse, che può essere un tour di una band che in Italia suona, cioè alla fine di un anno si avrà una bella rassegna stampa, cioè magari alcune cose in alcuni media importanti come può essere Repubblica o altri, ma anche tanti piccoli media alla fine fanno volume, fanno numero, insomma della band se ne è un po' parlato, se ne è parlato in giro. Questo è il press tour. Poi abbiamo anche un altro pacchetto che abbiamo visto che funziona molto, che è il futuro, il promo social, ossia tutta la promozione virale sui social. Sfruttiamo ogni forma di social, dal Twitter al Facebook al Pinterest, e la nostra forza rispetto a molti altri, e qui ritorno al discorso del Marte Live System e del nostro vantaggio competitivo, è quello di poter sfruttare tutti i Facebook, tutti i gruppi Facebook di Marte Live. Ne abbiamo una trentina e forse ci saranno 60-70 mila utenti, e anche la presenza dei vari pagine Facebook che sono presenti in ogni regione d'Italia. Quindi se nel momento in cui esce un singolo, noi possiamo farlo veicolare sui social
a costo zero, e oltre poi mettere in moto tutte le altre cose tipiche di una promozione sui social. Utenti mirati, cioè tipo macelleria De Carlo che ha 5.000 amici, però sai benissimo di quelle 5.000 persone nessuno segue quella pagina, cioè sono numeri diciamo buttati lì, invece i nostri sono cioè, gente è mirata, cioè persone che seguono quelle pagine. Poi l'altra, l'altro servizio che abbiamo oltre il promo social, il promo radio, il promo disco, che è diciamo quello invece classico che fanno tutti, ossia la promozione del disco, il disco che viene mandato ai giornalisti strategici che scrivono sulle riviste più importanti, sui magazine più importanti, sui siti più importanti, quindi ci occupiamo anche di questo servizio. E poi abbiamo, cosa c'è più? Comunque questo è un aspetto fondamentale che è strategico per far sì che se esce un prodotto alla fine se ne parli, comunque si sappia in giro. Ah, poi c'è il promo video classico che è la promozione di un videoclip su tutti i canali video, TV e quant'altro. Quindi questo è un aspetto fondamentale del, diciamo delle attività relative alla produzione e alla promozione. Un altro aspetto è quello che oggi viene poco considerato, ad esempio, è quello del fundraising. Cioè, solitamente il fundraising è un'attività che viene svolta nel campo sociale, intanto. La parola fundraising nasce così. Poi si è sviluppata anche nel campo culturale, quindi gli eventi culturali, come possono essere eventi come Marte Live o simili, hanno iniziato a sviluppare sempre più un settore che riguarda appunto la raccolta dei fondi, cioè come trovano i soldi per organizzare l'evento, aspetto sempre più cruciale. Questa cosa, diciamo che fino a qualche anno fa non era stata fatta, non era pensata per le band. Io ho invece individuato in questo un settore strategico. A dire il vero, abbiamo cominciato già nel 2008 a fare la prima forma di crowdfunding. Oggi si chiama crowdfunding, noi l'abbiamo chiamato nel 2008 finanziamento popolare. Ossia, dovevamo produrre un disco, chiedevamo agli amici... Come? Era più bello finanziamento popolare. 2008, se tu vai a vedere c'è scritto finanziamento popolare con Aldo Parente, che è un artista falegname. E poi ho fatto il primo disco. Che già il primo disco ce lo siamo ripagati così, attraverso tutti gli amici che avevano acquistato, preacquistato il disco, ed era la prima forma di crowdfunding. Oggi con realtà come Kickstarter, MusicRiser, che è fatto molto bene, noi abbiamo una piattaforma parallela che si chiama Martefunding, con cui facciamo il crowdfunding dei nostri artisti, oppure degli artisti che vogliono acquistare i servizi di Marte Label, magari non hanno i soldi, allora prima fanno il crowdfunding attraverso questa piattaforma o altre piattaforme, trovano i soldi e poi acquistano il servizio. In realtà, quando parlo di fundraising per le band, io andrei pure oltre. Noi abbiamo all'interno dell'etichetta una persona che si occupa anche di questo aspetto, ossia come può finanziare l'artista, a parte il crowdfunding che oggi comunque si fa da solo, ma se viene fatto in un certo modo, cioè con una persona che lo sa fare bene, scrivendo i testi giusti, preparando un video giusto e tutta una serie di strategie virali, può funzionare meglio, cioè diciamo l'obiettivo può essere raggiunto. Ma ci stanno anche altre tecniche, come ad esempio andare a chiedere a degli sponsor se finanziano il tour, o piuttosto se chiedere agli enti pubblici della propria città se attraverso magari l'assessorato alle attività produttive si riesce a sponsorizzare questo progetto che può portare in giro il nome della città o dei prodotti tipici. Sto facendo degli esempi, ce ne stanno molti di esempi così e di cose che si possono fare per cercare i soldi prima di perderli. Cioè, oggi, al momento in cui uno produce un disco e quindi mette 10-15 mila euro, il rischio è che ne entrano la metà, se va bene. Quindi già sapere che una buona parte dei costi è pagata significa che almeno poi si possono pagare i musicisti che vanno in tour, si possono pagare i tecnici, perché sennò è sempre
un precariato costante, andare a suonare senza soldi, con pochi soldi, con i promoter che non pagano, senza fonico, senza tour manager, doversi litigare a fine. Quindi un progetto intanto, io, secondo me, quando si decide di fare un disco, quando si decide di lavorare su un progetto, la prima cosa che deve pensare è questa, lavorarlo a 360 gradi. Cioè ogni aspetto deve essere considerato. Non si può fare solo registro il disco, lo metto online e va, perché comunque il risultato sarà quello. Va considerato ogni aspetto, dalla comunicazione al crowdfunding, all'aspetto live, quindi alla comunicazione anche sul palco, quindi all'aspetto del merchandising che aiuta moltissimo a coprire parte delle spese, anche se c'è da dire che nel momento in cui non si sta attenti può diventare più una spesa che un ricavo, perché poi nel momento in cui si iniziano a regalare le cose, sì, da una parte funziona il discorso, vedono il nome gira, e questo funziona molto, è un moltiplicatore molto utile, però a volte la maglietta è più figa del gruppo, cioè, esistono dei gruppi che c'hanno una maglia che era la maglia del merch che è fighissima e poi loro no. Capisco. Quindi considerare ogni aspetto può essere appunto cruciale, anche ad esempio quello dei concorsi, cioè essere presenti nei concorsi nel modo giusto può essere anche vincente se il progetto è valido. Sicuramente anche il videoclip è un altro aspetto fondamentale, ma non il videoclip che si devono spendere 10.000 euro oggi per fare un videoclip, perché non serve più rispetto a prima, quando esistevano le TV come MTV e simili. Adesso serve fare, diciamo, un video. Io dico sempre che serve di più fare un video che mostra quanto è capace la band di suonare dal vivo, sul palco. Quindi un video fatto bene che mostra la capacità reale di fare musica della band può essere più utile di un videoclip, diciamo, un po' più poetico, diciamo così. Anche se quello va bene pure, perché si fa arte e serve. Però da un punto di vista funzionale può essere utile averle entrambe. E può essere utile soprattutto lavorare con video che hanno una buona idea e che costano poco, quindi un'idea che può funzionare a partire dal titolo, perché molte volte oggi, soprattutto per le band sconosciute, uno clicca e vede se c'è un titolo che gli crea curiosità. Quindi questo è un altro aspetto che va considerato e non va tralasciato, perché molte volte le band chiamano un amico che gli fa il video, mettono sul video, poi i risultati sono, sì, si fa qualche visualizzazione, un migliaio di visualizzazioni, ma non è questo che fa la differenza. Per fare la differenza occorre pensarle, non dormirci la notte, diciamo, ecco, una cosa del genere. Altri aspetti della produzione, signor Giuseppe Lambruzzo? Non le viene in mente niente? Ci sono tanti. Infatti. Sì, però più che altro, siccome sto cominciando a vedere delle facce che ci guardano con dei punti interrogativi sì, enormi, sì, no? Vedo che si stanno addormentando, cioè, ad esempio. Chi è il più dormiente? Facciamo un attimo, cioè, diteci cosa vi... Vi è chiaro quello che vi ho raccontato? Cosa vi interessa sapere? Cioè, perché comunque lui oggi è qua, domani rimarrà qua, dopodomani pure... No, sto scherzando. Sì, in caso, se volete, quindi, potete cerchiamo, pure... Cerchiamo di aprire un dibattito, un confronto, perché comunque... Quale? Quello quando c'era quell'altro relatore. Come si chiama? Luca del Muratore. Allora, lui è uno dei più grandi booking agent che abbiamo nella nostra penisola. Ciao Luca. Ciao, buona continuazione. Ciao. Ciao. Ma dove? Da dove parti? Da Brindisi. Ciao. È tutto chiaro, ragazzi, mi state seguendo, perché io vado veloce, come se, come dire, per me sono dei concetti che io pratico e vivo tutti i giorni, quindi io vi racconto con scioltezza, un po' con, come dire, con simpatia, però può essere che voi forse non vi sono chiari certi concetti, fatemi delle domande, così io vi posso pure rispondere e togliervi ogni dubbio. Niente? No. Zero. Lo so io da ignorante. Vai. Ignorante. Secondo me non lo sei ignorante, comunque. Mi viene da chiederti. Vabbè, ma lo sento, lo sento. No, per lo stream. Ah, sì, ok.
No, mi viene da chiederti così, visto e considerato che comunque no, il sistema... In parte ecco, live system? Il sistema mercato, ah, diciamo. Sistema mercato? Cioè comunque abbia comunque negato, no, la possibilità, secondo me, a mio avviso, a tutte più o meno le persone che vogliono comunque sperimentare e di poter sviluppare la propria... insomma personalità artistica, no? Dico, come pensi magari che un certo tipo di atteggiamento, magari coinvolgendo e collaborando con tutte le case, no? Cioè possa concretizzarsi, diciamo, in quanto tempo, non lo so. Allora, e per quanto riguarda il tempo, può essere un anno, come forse 10. Cioè il concetto è, oggi le risorse si sono ristrette, no? Ma si sono ristrette a livello proprio generale. Quindi nel momento in cui inizia a mancare, diciamo, iniziano a mancare i soldi per mangiare, il tempo libero, cioè la musica, quello che facciamo, è la cosa che viene dopo, no? Prima uno pensa a fare le cose necessarie. Nel momento in cui c'è stata una crisi, quindi totale, e che si è abbassato, diciamo, il livello, proprio, sia anche il livello economico, il livello di soldi che le persone hanno in tasca, si è abbassato tutto il mercato. Ciò significa che le opportunità si sono diminuite. In questo, diciamo che diventa come una giungla, e la legge, come dire, la selezione naturale diventa ancora più spietata. Quindi in questo vince chi ha le idee chiare. Cioè, se tu decidi di realizzare un progetto tuo che è originale e non vuoi abbassarti o piegarti alle leggi del mercato o al mercato, nel senso che io voglio creare il mio prodotto artistico e voglio, cioè, come dire, sono sicuro, il concetto che uno deve dire, sono sicuro che questo progetto può piacere. Nel momento in cui uno è determinato, mette in campo tutta una serie di attività e secondo me può riuscirci. Come? Poi dipende dalla capacità che ognuno ha. Sicuramente è fondamentale quello che vi sto raccontando, ossia un progetto vincente non passa da una sola attività. Cioè, se tu fai solo un singolo figo e non metti tutto il resto, non va. Se tu fai tutto il resto e non hai manco un prodotto figo, non va. Quindi è l'insieme delle cose che funziona. Nel momento in cui quindi hai un prodotto che funziona, che può funzionare, e ci credi, e sei determinato, e metti insieme le persone giuste, e ogni giorno sputi sangue, costantemente, quotidianamente, io penso che il prodotto può emergere. Può emergere in un anno se ad esempio ti inventi veramente un video virale e si inizia a parlare, allora si accorgono di te positivamente. Può emergere dopo 10 anni se costantemente stai a battere finché, come dire, alla fine emergi. Poi certo c'è da dire, se sei... una band o un musicista che fa musica di alto livello, musica di qualità, ed emergi dopo 10 anni dove gli appassionati ascoltano realmente quello che fai, va bene anche dopo 10 anni. Se fai successo a 40 anni e sei nell'ambito del pop, come dire, che può piacere a un pubblico giovane, quando superi una certa età poi non funziona più. C'è da considerare anche questo, che tipo di prodotto si vuole fare. Chiaro? Chiaro, che mi riferivo alla prima parte di questo. Cioè, a chi suona seriamente? Sì. Eh beh, chi suona seriamente, io penso che nel tempo il progetto, se trova, se mette insieme gli elementi giusti, può farcela. Chiaro. Deve essere un costante lavoro, deve... Certo, poi lì c'è anche il discorso che dicevamo pure prima, cioè come fa a vivere questa persona, come fanno a vivere, perché poi a un certo punto per vivere o fai un altro lavoro e quindi fai 6 ore lavori, fai un'altra cosa che non c'entra e nel tempo libero fai questo,
Oppure fai le marchette sempre in questo tipo di lavoro, vai a fare piano bar, cose che magari un musicista vero odia, faccio un esempio, o altre cose, fai le lezioni, fai le trascrizioni, fai di tutto per poter sbarcare il lunario e investire e spendere poi tutti i soldi che si guadagnano nel progetto della vita in cui uno crede. Secondo me vale la pena affrontare la sfida, sempre, comunque, in ogni caso, vale sempre la pena affrontare la sfida. Diciamo la molla è comunque che ci vorrebbero più artisti che ci credono veramente. Ci vogliono gli artisti da una parte che ci credono e poi ci vuole dall'altra parte gli altri che non sono artisti, ci stanno che lavorano tanti altri bene. Che... C'è un altro problema in realtà in Italia, che è quello... Va bene, ciao, continuo. C'è un altro problema. Molte volte in Italia manca pure quella che è la cultura musicale. Cioè, nel momento in cui aumenta o migliora la cultura musicale, o quindi aumentano le persone che acquistano musica, che consumano musica di qualità, diciamo che questo mercato si può allargare. Nel momento in cui in Italia la fa da padrone, diciamo, prevale la musica di plastica, diciamo così, e sarà sempre più difficile da una parte crearsi un mercato per chi fa musica vera. C'è da dire anche questo. Ok, altri aspetti del management. Un aspetto del management importante è quello del tour manager. Ad esempio, c'è uno dei tour manager... Ah, ok, fantastico, ti voglio bene. Dicevo, uno degli aspetti fondamentali pure è quello di avere una persona di fiducia accanto durante il tour. Inizialmente, sempre per la questione economica, non si hanno i soldi per pagarlo, perché comunque un professionista va a pagarlo. Quindi l'ideale è iniziare con, magari si inizia da piccoli, si inizia insieme con un fonico che può fare un po' da tour manager, un po' da fonico e un po' anche da... Merchandiser, inizia a fare tutte le cose. E su questo, ad esempio, Giuseppe Labruzzo, conoscete Giuseppe Labruzzo? Eccolo, è qui. È uno dei tour manager che, diciamo, ultimamente si è fatto le ossa. Sono anni che lo fa e ci può raccontare cosa fa un tour manager in tour, quante cose e quanto è utile soprattutto. No, ma credo che non... Cioè non interessi più di tanto, nel senso che comunque... Come non interesso? No, sono tutti musicisti. Più che altro, cioè, vi chiederei se nei vostri progetti voi avete una figura o una persona, un amico, che comunque crede nel vostro progetto, perché questa cosa è fondamentale. Perché noi soprattutto quando ci affacciamo a un progetto, diciamo, ma voi avete un tour manager, avete una persona che vi trova le date, avete questo? No. Allora questo è un segnale, perché noi diciamo, cavolo, cioè una persona, anche un amico che crede nel vostro progetto dovrebbe esserci, soprattutto perché in un momento storico dove il lavoro non c'è... ma non ci sono. Persone che ci credono? No, è paradosso, cioè abbiamo migliaia di amici che comunque ci seguono pure a noi da tanto, però a volte non si... No, non è solo questo, a volte sì, non si impegnano, so che tra noi ci credono tantissimo. No, vabbè, ma è finito. Dico, no, ci vuole anche però un amico serio che, cioè, diciamo che appunto non essendoci lavoro in questo momento, cioè andare a investire in questo settore, cioè non è, cioè, è una cosa sbagliata, anche perché siamo in pochissimi, però molti dicono vabbè, è difficile trovare un amico che si occupi di questo, quanto è difficile trovare un'etichetta o un predire, però è tutto correlato, nel senso che se tu hai un progetto, hai un amico che comunque ridendo e scherzando 20-25 date te le fa fare, il progetto poi magari le macina bene perché comunque viaggia, cioè tu ti poni all'attenzione dell'etichetta già come un progetto che, cioè noi una cosa molto fondamentale è questa, il fatto che quando ci interfacciamo con una band, come lui diceva, sì, valutiamo 3.000 aspetti che sono lotta in una stanza, perché poi ovviamente noi litighiamo su tutto, nel senso che ognuno cerca di dire guarda che sono fighi, no, ma secondo me no, ma capiamo, perché comunque tu poi ti leghi quella persona 3, 4, 5, 10 anni alla tua vita,
cioè non puoi dopo sei mesi, guarda abbiamo venduto 20 copie, ci vediamo, cioè te ne puoi andare, assolutamente no, perché appunto siamo piccoli e indipendenti, quindi c'è più un rapporto umano che lavorativo, e quindi trovare una figura del genere è fondamentale per porsi, anche perché ti dà proprio il senso, no? Cioè tu ti interfacci a, non lo so, Woodworm Music, un'etichetta attualmente che va molto bene, molto bravi, e dici guarda questo è il mio progetto, questa è la mia squadra, questo è il mio team, possiamo collaborare, possiamo fare, cioè nel senso non vai come tutti che arrivano, questo è il mio disco, no, se mi vuoi far sapere qualcosa, sì, lo sento, bello, però ciao, cioè nel senso, perché comunque io non so quanto il progetto sia, oltre che funzionale, anche tenace, cioè nel senso se io ti trovo 60 date in un anno, però tu fai il cameriere, tu fai l'insegnante alle scuole medie, tu fai quello là, e di quelle 60 me ne annulli 40, perché ovviamente ti devi campare e quindi fai un altro mestiere, cioè io sul tuo progetto posso buttare anche l'anima, però vai ad annullare, cioè quante volte è successo che avevate un concerto importante, un'apertura, il gruppo è, però tipo uno dei vostri lavorava, cambio turno, delirio, cioè questa è... cioè nel senso sono storie quotidiane, cioè nel senso che crederci non vuol dire, oltre che stare in sala prove, provare, vuol dire anche comunque darsi dei tempi, no? Un cronoprogramma in cui, e degli obiettivi in cui, ok, devo fare questo. In questi obiettivi intendo proprio talmente che magari una band ci si butta, che se qualcuno non... Ma perché molto spesso si fanno dei percorsi standard, cioè molto spesso un artista non pensa... Dicevo, ho fatto un brano, no? Ho fatto un brano, adesso faccio il video, poi lo metto su YouTube, poi visualizzazioni, con le visualizzazioni vado a vendermi le date, faccio 3 date in Puglia, poi esco fuori. Invece magari uno dice, ma questo brano mi sa di Puglia, mi sa di Campi, che cosa fanno attualmente in Puglia? Stanno girando tutti i film del mondo. Allora io metto a contattare le produzioni e dico, ascoltati sto brano, ascoltati, e magari la band diventa famosa perché ha sincronizzato quel brano su quel film, ed è una cosa che non fa nessuno, cioè nel senso che dei gruppi emergenti non è la prima cosa che pensi, la prima cosa che pensi è dobbiamo suonare. Aspetta. Questo è quello che dicevo prima, no? Trovarsi a altre cose oltre alla classica disco, pubblicazione, cioè poi... pensare a vari modi che possono comunque essere utili al tuo progetto, perché molte volte suonare e se non hai le carte in regola in quel momento, magari quella persona che può cambiarti la vita, perché qua parliamo di persone che ti cambiano la vita, ma non perché hanno la bacchetta magica, perché incominciano a credere in te. Cioè, nel senso, non è che arriva il mega manager e ti cambia la vita, arriva la mega persona che si innamora talmente tanto del tuo progetto che sta ogni giorno con la testa a spaccarsi su quella tastiera. Per cercare di farcela e quindi sgravarvi da compiti come fare le telefonate, occuparvi dell'ufficio stampa, che diventano insostenibili, soprattutto tu arrivi a fare quella data che poi a un certo punto cosa fai? Cioè arrivi là, gli chiedi 10 consumazioni, suoni, ti ubriachi e per te è stata la sera della vita. Quando invece non pensi al progetto. Per esempio il promo tour è fondamentale, perché se tu da Villa Castelli parti, Villa Castelli perché appunto siamo a Villa Castelli, parti a suonare a Milano e vai a suonare a Milano a... Attualmente le cifre su cui ci aggiriamo di mercato per una band emergente sono tra i 150 e i 300, proprio se è boom. Proprio che l'amico è andato a dire al localaro, ha detto guarda che qua siamo tutti amici, te ne porta 50. Tu quindi cos'hai? Hai le spese coperte per andare e per tornare, no? Se tu con un promo tour vai a Milano, esci su 4 cartacei, 5 riviste web, fai 2 interviste in radio, cioè tu dai un senso alla data, quindi molto, molto spesso... E non solo, è pure il localaro che ti ha dato la data e è contento perché il suo locale è uscito su... È uscito, si è fatto un po' di promozione, è capace che ci sono andate più di 50 persone, quindi magari al prossimo giro quando lo richiamano lui contento, dice sì ok puoi tornare, ti riconfermo. Sì. Magari ti aggiungo pure 50 euro rispetto... Che il discorso è crescere, cioè magari fare anche lo stesso giro, però crescere. Se notate che non si cresce, sì, c'è un problema. A volte si riesce a fare questo, però se non si è indirizzati nella maniera
E quello lì è la figura del manager. Lì serve un manager che ha le idee chiare su quello che c'è. Ma prima deve avere le idee chiare, deve avere l'esperienza. Però anche cioè, nel senso, l'esperienza la può anche fare. L'esperienza la può anche cioè, fare. Poi può mettere uno che ha 10 anni di esperienza e uno la deve fare. Sì, però nel senso, parliamo anche di un. Certo. Cioè, se trovarsi una, trovare poi una figura. Deve avere pure l'altra cosa che deve avere il manager è un qualcosa di forte. Cioè, se io inizio a fare il manager e non ho una band forte che mi fa la prepista, noi abbiamo appunto quello che ho detto all'inizio, abbiamo il Martelive System, abbiamo il Martelive Italia. A noi questo ci ha dato una grossa mano per far sì che noi potevamo fare il management degli artisti. E poi man mano abbiamo avuto pure gli artisti grossi che ci hanno fatto la prepista. Molte volte te piazzi l'artista grosso e poi gli dici pure oh, ma oltre a questo mi fai suonare pure questi altri. Molte volte funziona così. Quindi il manager deve avere queste caratteristiche per essere vincente. A volte può iniziare da zero, certo, se c'è un progetto vincente, piano piano può crescere anche da solo. Ad esempio, lo Stato Sociale è una band che è, mi sembra che non hanno un manager, però loro sono stati bravi a comunicare, a cavalcare bene il... i social hanno utilizzato una comunicazione che ha funzionato molto con dei testi e un genere che comunque ha preso piede bene, quindi a volte può essere pure che un artista ce la fa anche senza manager, ma lì c'è stata una forza del prodotto musicale che si andava a produrre. Cioè, proprio l'esempio lampante di quando le canzoni funzionano. Le canzoni funzionano, molte volte uno dice, funzionano sul web. Uno dice, ma come mai? Vabbè, quelli che sono esplosi sicuramente, investimenti, c'hanno dietro questo, quell'altro, bugie. Cioè, molte volte, cioè, se hai un brano che funziona, o una band puoi fare anche un video con un'immagine statica, cioè, nel senso... Cioè fai 2 milioni di visualizzazioni perché il brano è una bomba, se è una bomba è una bomba. Se invece ne fai 100, 200, ovviamente poi ci sono anche dei bellissimi brani che non hanno la visibilità che meriterebbe sicuramente, però c'è anche a dire che ci sono dei brani che riescono a fotografare un momento storico, cioè nel senso mi sono rotto il cazzo dello Stato Sociale, è proprio, cioè è un brano che lo butti lì, oppure Mannarino col Bar della Rabbia, e mi sono ubriacato, sì. Cioè butti un brano così però Levante è andare sui network, sì. Mentre Mannarino non passa, sì. Però se butti su YouTube mi sono ubriacato, cioè lui ha fatto dei, e non è che hanno messo su tipo 30.000 euro di campagna virale su YouTube, cioè ha scritto un brano che è bellissimo, poi ovviamente può piacere o non piacere, però funziona, quindi è molto semplice. Ci sono delle domande per te? Abbiamo due nuove facce. Buonasera. Qui tutti si sono presentati e ci hanno detto che facevano nella vita. Siamo delle persone da Salutare. Gian Piero e Francesco, Occhio Terzo, ci vedrete sul palco stasera. C'è bisogno del micro. Ok, c'è uno stream. Buonasera a tutti, siamo gli Occhio Terzo, due terzi degli Occhio Terzo, Francesco e Giampiero. Attendiamo il terzo occhio, l'occhio terzo. Ci stiamo riprendendo. Buonasera a tutti, salve. Salve. In realtà io personalmente non ho una domanda da fare. Sì, io sì. Tu sì. Innanzitutto, tu sei batterista? Io? Bassista. Lui è bassista, no? Il batterista è quello che manca. È quello che manca. No, poi ne abbiamo 4. Di batteristi? Non arriva. Ok, allora. No. Fantastico. Ma allora, domanda: no, siete tutti di questo paese? Sì, o dei paesi limitrofi? No. Tutti. Noi veniamo da Castellana Grotte. Ah, ok. Vabbè, innanzitutto io sembra. Rischio di essere preso per lecchino della situazione, però onestamente ho condiviso ogni tua singola, parlo, io non ti conosco, è la mia sinistra, la vostra destra, cioè non che tu non abbia detto cose, allora c'è un vaio e poi un altro, chi quello dietro il vaio,
ho condiviso ogni singola parola perché onestamente, semplicemente per esperienza, non perché ci sia da, voglio dire, da dire sì o no, perché per esperienza quello che tu dici è, l'abbiamo ritrovato, lo viviamo quotidianamente, in effetti è così. E la mia domanda è una domanda banale, però in tutto questo si è parlato del peso della canzone piuttosto che della rassegna stampa, piuttosto che appunto l'investimento in termini di contenuti virali da diffondere o più o meno non diffondere. Poi il peso specifico di queste cose voi dove lo individuate? Cioè uno, potete dire sì, nella catena è tutto importante fare una bella canzone, curare il live. No, per me è l'equilibrio di tutto. È l'equilibrio. Ci deve essere tutto a 360 gradi, deve funzionare tutto a 360 gradi. È come una macchina che se c'è una cosa che non funziona, non va. Poi può succedere nel percorso che si rallenta su una cosa, è chiaro. Pongo però, la come domanda dire, l'obiettivo in un senso deve essere più, in un senso un poco più presuntuoso. Io vengo qui e dico, ragazzi, noi abbiamo un disco che è la fine del mondo. Tu dici, vabbè, lo dico, è quello che dicono tutti. Però io vengo qui e dico, c'è un disco che è la fine del mondo. Posta questa certezza, cioè quello che mi fa alzare la mattina, mi fa continuare nella mia attività. Cosa mi manca? Cioè tu vieni e mi dici, il valore aggiunto che io ho da darti così, qual è? No, se tu credi di avere anche un live che è la fine del mondo. Assolutamente. Uno staff che è la fine del mondo. Allora no, diciamo che noi come staff ci presentiamo come... trio, parlo di noi, ma non per dire noi siamo migliori di quello o di quell'altro. Noi per esempio abbiamo il trio e abbiamo il fonico, non stasera il fonico, però abbiamo il fonico, cioè stasera abbiamo il vicefonico, il vecchio fonico, che è Oscar, sì, con cui abbiamo avuto il modo di lavorare. Io dico Oscar Larizza, è un mito, sì sì, c'è lui. No, non vi rubo altro tempo, ti chiedo, cioè il primo valore aggiunto da al di là, sì, ho capito l'equilibrio, però come dire, una squadra di calcio, tu dici dove investo, c'è chi ti dice il portiere, c'è chi ti dice il centravanti, c'è chi ti dice il mediano, non so se... Cioè la domanda l'esempio è io ho un prodotto valido, 100% esatto. Valido. Cioè se voi individuate un prodotto valido, sì. Individuate nel mucchio, perché l'offerta è sconfinata, sì. Un prodotto valido. Qual è la prima cosa che secondo voi normalmente, statisticamente in Italia, nel movimento attualmente va diciamo alimentata? Nel senso, qual è quella cosa che manca quasi sempre alla band per cui debba intervenire un manager piuttosto che una personale di staff? Grazie, scusate, se mi prolungo. Avere di fronte persone come te stimolante. È stimolante, perché noi vogliamo, cioè un bravo, cioè, guarda, questo è il mio disco, poi quando hai tempo ascoltalo, cioè... Noi vogliamo la gente che si sveglia la mattina e pensa di essere la rockstar del paese, della nazione, cioè nel senso che è talmente fissata sul proprio obiettivo che deve farci capire che lui spacca, cioè nel senso me lo devi anche trasmettere, perché io non lavoro con una persona che mi dice capiamo, vediamo, cioè tu nel senso io ti dico, ti do un consiglio. Ti ho inserito in questa serata, sono 700 km e ti danno 0 euro, ma devi andarci. Perché fidati di me, ne vale la pena. Tu lo fai, ok, se non lo fai perdiamo un'occasione, cioè nel senso devi essere anche avere anche una mentalità comunque che è proiettata verso il successo. A volte non basta. No, assolutamente a volte non basta, però quello che ti voglio dire io è questo: se tu mi dici io ho un progetto che spacca, un disco che spacca, un live che spacca, non è noi non ragioniamo con guarda quelli ti sono passati davanti, non li hai presi, sono diventati famosissimi, hai perso un'occasione. No, noi non ragioniamo così, noi abbiamo un rapporto umano, cioè se tu spacchi tutto il resto sul disco, live, quello che è, mi rendo conto che io posso essere il tuo valore aggiunto, cioè io ti posso dare una mano, tu hai una pecca su questo che io posso colmare, allora io e te iniziamo a lavorare. Se invece tu sei fortissimo e io dico cavolo, è talmente forte che magari io non posso fare nulla per lui, oppure io non sono la persona giusta, perché molto, molto spesso ci sono dei progetti fighi che però si vanno ad abbinare con le persone sbagliate, cioè questo è fondamentale. Quindi noi su questo siamo molto categorici, nel senso noi andiamo a prendere un progetto nel momento in cui noi ci rendiamo conto che possiamo dare un qualcosa a quel progetto, cioè se tu sei forte io non è che ti blocco, dico blocchiamo perché questo scoppia, poi capiamo cosa gli facciamo, capiamo cosa possiamo fare per lui, però questo scoppia lo dobbiamo bloccare. No, io ti auguro tutto il successo del mondo, di fare i miliardi,
ma se io non mi accodo al carrozzone, cioè nel senso, non è che ci sto male, nel senso nella musica ne vediamo, quello che devo dire è che noi vediamo più o meno 400 concerti all'anno, se pensi comunque una serata si esibiscono tre band, ne vedi 400 all'anno, cioè è normale che di quelle 400 comunque 30 l'anno successivo comunque hanno una vetrina e ce la fanno, però no, noi ne firmiamo uno o due all'anno appunto per questo, perché noi dobbiamo trovare il progetto che spacca, l'idea che spacca, la gente e l'artista che è proiettata verso il successo, ma soprattutto capire cosa noi possiamo dare a questa gente. Cioè, perché se io ti devo solamente bloccare per prendere delle percentuali su un successo che tu farai da solo, non ha senso, perché dopo due mesi litighiamo. Se invece io ti do un valore aggiunto, cioè io ti do una mano del tipo, a me mi manca questo, che potrebbe essere una sincronizzazione su un film, 100 date, sto parlando di vari aspetti, cioè ti faccio un esempio, noi ultimamente siamo interfacciati con un gruppo che, senza fare nomi, loro fanno 150 date l'anno, da soli, ha detto noi vogliamo venire con voi, perché ci interessano determinati aspetti di Marte. Allora tu dici, come è possibile, questi fanno già 150, perché hanno individuato in noi altre caratteristiche in cui loro peccano e che noi possiamo colmare. Sì, infatti, sì. Ma le fanno, se le fanno da sole, eh? Cioè hanno un amico che chiama, cioè non è un gruppo famoso, assolutamente, cioè è un gruppo emergentissimo, non hanno neanche un disco. Questi fanno 150 anni in tutta Italia, è una roba, è un fenomeno. Non facciamo nomi. Nel senso, non è beati loro, hanno costruito un... No, non lo so, però vedi, il musicista è sempre proiettato al discorso del suonare. Il suonare è fondamentale, cioè proprio è l'adrenalina, però bisogna anche saper, cioè al pubblico devi anche saper, cioè molto spesso, anzi al 99% dei casi. Ti ricordo un'altra cosa a tal proposito, che appunto Marte Label lavora molto sul concetto di etichetta eclettica, quindi il fatto di curare, mettere dentro ogni progetto le varie forme artistiche, questa è una caratteristica nostra, quindi dall'artwork ben curato a un spettacolo di visual che sta dietro al palco, a dei mangiafuoco, giocolieri, artisti circensi che spuntano ad un tratto nello spettacolo e tengono alto il live, a un artigianato, ad esempio una cosa che stiamo sviluppando sempre di più è l'artigianato, cioè degli artigiani che fanno merchandising ad hoc per la band, no? Non solo le classiche magliette, quindi altre cose. Quindi occorre con la creatività trovare anche altre formule. Certo, quando poi ci stanno le canzoni forti che funzionano, la musica arriva come un pugno in faccia in diretta, non è che... Però inventarsi anche altre cose per migliorare anche il prodotto musicale, quello aiuta, quello è quello su cui noi stiamo... Senza eccedere, no, più che altro senza eccedere, poi non è che si deve fare per forza una cosa strana che però poi non piace, deve anche essere centrata nel progetto, quindi pure questo è una cosa che serve. Cioè, molto spesso un'altra cosa che io dico molte volte, che quando fai un live, quando fai un disco, cioè cercate sempre di non fare una cosa che piace a voi, cioè soltanto a voi, cioè il tipo io sto facendo un live, a un certo punto tipo... parte l'assolo di 45 minuti che tipo stende la piazza come un DJ che mette gli ultimi pezzi per chiudere la serata. Sì, è un classico per forza 45 minuti d'applausi. No, però guarda, è un classico, tipo a un certo punto tipo c'è poi lui che sta fremendo, e soprattutto lì si vede anche un po' una band di solisti, no? Cioè nel senso, quindi deve essere un po', o anche il disco, quando fai il disco comunque, no, ma a me piace questa cosa perché è un concetto che... Cioè molte volte quel concetto ce l'hai solo tu e non riesci a trasmetterlo, quando invece la base è scrivere una canzone, cioè ad esempio stai telefonando, no? Se non sbaglio è una canzone che ha scritto un uomo per un altro uomo. Cioè in Italia invece tipo la canzone d'amore che lui dedica a lei, lei dedica a lui. Cioè nel senso, una canzone ognuno la interpreta come vuole. Maggiore.
sì. Wikipedia. Wikipedia. Andiamo su Wikipedia subito. No, rettifico la prima, sono 25.000 copie, eh? 25.000. Meno male. 25.000. Vabbè. Meno male. Vabbè, erano 500.000 prima, eh? Vabbè. Siamo scesi. Sapevo che erano 8.000. No, c'ho una risonanza, sono io. Bello. Sì, no? Mi sento molto rinnovato. No, tu forse non essenzialmente. No, comunque, siccome qui io ho capito che abbiamo due, cioè abbiamo dei musicisti navigati che comunque stanno, si sbattono, e dei ragazzi che sono sì navigati, però comunque siete più giovani voi, no? Cioè, a meno che voi ve li portate malissimo. Fatevi capire. Io ho 16 anni. Tu sei, sì, no? In una gamba. No, cioè voi siete un po' più, siete più giovani, no? Appena maggiore. Quindi comunque diciamo che avete già calcato dei palchi, diciamo, sul Brindisino. Oppure siete, avete già avuto esperienze estere dalla Puglia? No, perché comunque poi loro vi potranno, cioè, raccontare, diciamo, che quando esci fuori è fighissimo da una parte, distruttivo dall'altra. L'amico, serve l'amico. Con la mia macchina non c'entra. Un carrello no, può essere... Non Brian, hanno 9 mesi... Ci siamo con paura, sono le nostre di tutte, con le o per ora in tre... Qua la salvezza, è per dire mettersi come obiettivo raccogliere soldi, ma come prima cosa un furgone. Ma le assicurazioni in Italia non si possono, cioè le assicurazioni delle auto. L'assicurazione del furgone ti costa 2.150 euro l'anno. Lo sai cosa fai? Il weekend che non suoni, fai traslochi. Lo fanno tutti, cioè tutti, ma anche i gruppi famosi. Lo noleggi. Questo è il concetto che vi dicevo prima, di trasformare gente di costo in gente di ricavo. Costa, però poi trovi un modo come ripagarlo. Però noi li facciamo dipendere, poi ci sputtaniamo, scusate il termine, tutti i soldi per fare il disco della produzione, e poi per prendere il furgone non rimane niente. Cioè, ma quello è un errore, è sempre là il discorso, meglio spendere, mettere da parte 50 euro per comprare la canna da pesca che andarsi a mangiare tre volte il pesce, cioè... Ho fatto un disco da 30.000 euro, dov'è? È qua. Dov'è? L'ho messo qua. Che molte volte, cioè, ma non è che stiamo scherzando, cioè, ma io conosco tantissimi gruppi emergenti che attualmente, nel 2013 c'è un gruppo che sono miei amici, hanno fatto un disco, hanno speso 14.000 euro. Ho detto, mi dici quando li recuperi? Te lo tiri in faccia. Mi dici quando lo recuperi, cioè non li recuperi mai. Ci vuole, ecco, ritornando al discorso di prima, quando parlo di equilibrio, e questo è l'equilibrio. Cioè, oggi spendere dei soldi, tanti soldi, per un buon disco e penalizzare tutte le altre fasce che ho detto, tutte le altre attività, significa compromettere il successo. Cioè, te lo sbatti in faccia. Sì, hai fatto un buon disco, ma poi non lo sa nessuno. Cioè, se non hai i soldi per pagare l'ufficio stampa. Cioè, oggi un ufficio stampa serio, che lavora 365 giorni, ma veramente, che lavora seriamente su un progetto. No, almeno 500. Cioè almeno ci vogliono dai 5 ai 6 mila euro, però se il progetto è valido e l'ufficio stampa ne fa parlare realmente, cioè tu dopo un anno comunque vedrai le visualizzazioni aumentate, quindi ci guadagni più pure da YouTube, ti ricamano a suonare, insomma se ne parla, oh se il progetto non vale, non vale, cioè c'è da cambiare mestiere lì, è inutile che si continua, si insiste, non va, uno ci ha provato. Ci ritroviamo assolutamente a condividere, cioè il discorso del giusto investimento, dell'investimento ad hoc, perché investimento vuol dire spendere dei soldi perché poi devono ritornare, anzi rispetto alla mentalità capitalista l'investimento non mi devono ritornare, io devo avere un guadagno, devo avere un surplus col termine specifico. Noi rispetto al nostro percorso non abbiamo perso di vista questo concetto, cioè aver investito sul disco piuttosto che il furgone
è stata una scelta calcolata, nel senso che abbiamo speso non tanto per il disco quanto per qualcos'altro, per un'etichetta, diciamolo. Ed era questo l'investimento che ci era stato presentato e che ci siamo ritrovati a condividere, a credere, ci siamo ritrovati a credere in questo. Purtroppo, sicuramente la nostra percentuale di responsabilità rispetto al, si può parlare di fallimento rispetto all'investimento fatto, quello dell'etichetta. Abbiamo una nostra responsabilità, è inequivocabile, è innegabile. Se una cosa va male e tu c'entri, vuoi o non vuoi, porca miseria, almeno un 10% di responsabilità sarà anche tuo. Chiaro. Però abbiamo vissuto male questa cosa, cioè il furgone ce lo dovevano dare quelli a cui abbiamo dato dei soldi. Praticamente. Vabbè, se era nell'accordo, sì, era nell'accordo. No, nel senso, parafrasando. Ah, parafrasando, sì, ok. Come se tu mi dici, come se noi stiamo parlando adesso, ci vuole il furgone. Poi quando si parla di andare in giro col furgone, tu mi dici. No, il furgone. Quando mai si è parlato di furgone? Sono cavoli vostri. Adesso è proprio concreto. Ma voi siete in tre. Sì. E vi portate tutto ogni volta? Non ho capito. Fondamentalmente sì. Anche bus e a batteria. Fondamentalmente sì. Quelli si possono comunque richiedere. Però voi vi spostate, vi muovete con un mezzo a diesel, benzina. Con una multipla metà. Multipla metà, cioè voi siete fighissimi. Certo. Abbiamo la soluzione da allora, con 1.000 euro ti metti un gancio e ti metti un bel carrello, hai risolto, sì, sì. 1.000 euro, ma noi abbiamo paghi l'assicurazione. No, io voglio parafrasare quello che diceva Francesco. Lui diceva, quando tu poi l'investimento lo prevedi, come dite voi, di mettere in equilibrio non il disco con il disco con ufficio stampa, videoclip, eccetera eccetera. Purtroppo poi capita anche le occasioni in cui nello staff di cui tu ti vai a circondare, appunto, non c'è questa visione, nel senso la visione poi del tutto si limita ai soldi, cioè dobbiamo spendere dei soldi in un certo senso, poi però in effetti un obiettivo. Vabbè, la formazione dello staff giusto è la prima cosa, nel senso non puoi avere nella famiglia una persona che poi. No, non va è contro. La famiglia, stiamo parlando sempre esternamente, cioè ci siamo dovuti affidare. Ho capito. Un'etichetta romana, quindi il nostro staff adesso non più, perché il contratto è praticamente rescisso, però ci siamo affidati, cioè abbiamo allargato la famiglia, eravamo in tre, ci siamo uniti, sì, sì, a queste altre persone, e questo è stato il nostro investimento, emotivo, perché come dite voi, l'etichetta deve lavorare con la band, deve investire con la band, ma sulla band. Noi non abbiamo ricevuto nulla. No, ma infatti io non so se tu c'eri prima. No, no, io prima una cosa che ho detto è questa. Ci arrivano una media di 50 richieste al mese e noi scegliamo 2-3 progetti l'anno. Cioè siamo molto, cioè selezioniamo molto. Perfetto. Prima di decidere ce la pensiamo per 3 mesi, cioè posto che ci hai folgorato all'inizio, prima cosa mi devi folgorare subito, allora, se mi folgori poi inizio a capire se, e una volta che noi decidiamo ci stiamo dentro con tutte le scarpe, ma proprio a 360 gradi. L'errore che invece molti fanno, che abbiamo visto, è che si prendono, come dire, una band in carico come se fosse una passeggiata. Secondo me no, perché comunque giochiamo con la vita, con i sogni di una band. Nel momento, perfetto, in cui tu gli bruci un disco, gli hai bruciato, non dico mezza carriera, ma un quarto, perché una band giovane, quanti dischi può fare? 3-4, gliene bruci uno, cioè già. Vabbè, 2-3 anni di vita. Cioè, praticamente sì, quindi. Perfetto. Cioè, almeno nella nostra intenzione c'è sempre questa cosa, dire almeno noi lo facciamo seriamente. Poi tutto può succedere, non è che poi significa che sempre ci va bene, infatti, significa che possiamo comunque sbagliare noi, i prodotti non funzionano, gli artisti, la nostra predisposizione mentale però è quella, cioè questa è certa, noi abbiamo questa predisposizione. Poi, ripeto, essendo umani e non marziani, anche se di Marte Label, sbagliamo come tutti, però questa è la nostra predisposizione e c'è da stare attenti, e non siete gli unici, perché molte band vanno con un'etichetta che gli promette di qua e di là, poi alla fine
c'è una sorta di produttore o manager assente o quasi, perché non lo segue, non c'è, perché non sa, perché fine. Non ha anche gli strumenti perché per seguire, magari mi landava cose che poi alla fine non sono state. Cioè, guarda il nostro roster, siamo qui dal 2008, sì. Abbiamo 9 gruppi, cioè nel senso ogni gruppo che viene preso, cioè viene proprio fatta una scelta anche di vita, nel senso comunque andiamo a prendere, sappiamo che andiamo a prendere in mano delle persone, e quindi andiamo a, cioè, a dover trovare a lavorare, a trovare delle soluzioni per quel progetto, specifiche soluzioni per quel progetto. Cioè noi incominciamo a creare uno staff. Quello che vi volevo dire io è questo, che molte volte magari arriva una realtà e dice sì, ok, dai, il disco ci piace, te lo stampo e te lo metto in distribuzione, punto, ciao, e fin da là. Questo non serve, cioè a questo punto rimani indipendente. Allora, quindi tu ti crei il tuo staff. No, attenzione, noi questa cosa che poi si può pure fare, però è una cosa che io dico alla band, dici guarda, noi la possiamo pure fare. Beh, certo, sì. Però non avere aspettative, sta cosa. Cioè, sulle altre cose organizzati. Poi se tu sei consapevole di questo, no, lo facciamo, però tu già sai che puoi arrivare fino a qua, poi può succedere di tutto, eh? Cioè adesso ad esempio porto il caso di una, no? Con l'ultimo singolo, cioè, adesso sta andando, certo. Cioè, su in Spagna, in Francia, abbiamo pubblicato e sta andando. Molte volte succedono pure queste cose. Cioè praticamente l'ultimo singolo che noi abbiamo pubblicato, che si chiama Scopa Amici, di una, sta avendo ci sta dando dei grossissimi riscontri in Francia e in Spagna. Inaspettatamente, perché noi, cioè, un brano si chiama Scopa Amici in italiano, cioè, invece le vendite online stanno lievitando, ma proprio giorno dopo giorno, in Francia e in Spagna. E noi siamo rimasti, tipo, non c'è stata una strategia mirata. Strategia per altre cose, questa è caduta un po'. Caduta. E siamo contentissimi. Certo, può succedere anche in quel caso che uno dice vabbè, ci proviamoci, però è come fare, non dico fare 13, però... Però quello che io volevo dire a loro, che più o meno ho inquadrato la loro situazione, più o meno, credo di aver inquadrato la vostra situazione, è che se tu fai un disco, hai un disco, no? Poi devi crearti un po' il tuo staff, no? Tipo appunto quella persona che vi cerca le date, che poi cercare le date vuol dire solamente fare una bella presentazione, chiamare i locali, cioè chiamare, quella persona che si spacca la testa sulla tastiera, che è fondamentale. Senza di quella non... Cioè il discorso è che il tuo progetto deve cercare di appoggiarsi a un altro. Cioè molti dicono facciamo il disco, poi lo mandiamo, qualcuno a bocca, tra virgolette. Attualmente non devi lavorare con questo pensiero, che un'altra persona ti fa svoltare. Lavora col pensiero che tu riuscirai da solo. Quindi dici agli altri... Lo staff, che può essere, cioè io ho visto gruppi che lo staff erano il papà del cantante, il cantante, il batterista e il bassista, e dicono per questo progetto, perché voi dovete lavorare come un'azienda su queste cose, a livello musicale è un altro discorso, però sulle cose pratiche, voi dovete essere un'azienda, per questo progetto noi investiamo 3 anni di tempo, il nostro budget per il primo anno sono 7.000 euro, che facciamo con 7.000 euro? Prendiamo l'ufficio stampa più figo nel mondo del folk, perché noi facciamo folk, è questo, ok, facciamoci dire cosa faranno, facciamoci mandare un contratto, analizziamo il contratto, lo firmiamo, paghiamo, intanto mettiamo insieme, sempre in maniera successiva, mettiamo una persona che ci fa fare 2 date, perché se esco col disco e non ho 10 date almeno, cioè che se ne può parlare il primo mese, non hai fatto nulla. Cioè l'ufficio stampa può muovere quanto vuoi, ma tu devi avere 10 date anche nel tuo circondariato, però l'importante è che tu suoni, perché dai materiale all'ufficio stampa per muovere. Quindi tu dici ok, quindi sto investendo 2-3 mila euro per l'ufficio stampa, ho il mezzo, ho una persona che ti trova le date, diffidate sempre da chi vi chiede soldi per trovarvi le date, perché è una cosa che non esiste in nessuna parte del mondo tranne Italia, e poi in questa maniera cerchi di muovere il tuo progetto. Poi è lì che vai dalla realtà e dici guarda, cioè io sto facendo questo e quell'altro, e cercare sempre di continuare a investire. Cioè molto spesso troviamo degli artisti che fanno un disco, fanno un progetto, pagano un ufficio stampa, fanno 3 date,
finita la benzina. No, vabbè, non abbiamo, come dobbiamo fare? È finito il sogno. Allora, cioè, devi anche investire nel tuo progetto trovando anche dei modi alternativi. Fai un crowdfunding, cioè, sii un po'... Perché il discorso è che siete voi che potete svoltare la vostra vita. No, se vi avvicinate ragazzi, magari così. Abbiamo fatto la produzione, vabbè, sta bene là. La produzione, il missaggio, il sito, il videoclip, il secondo videoclip, cioè stiamo comunque parlando di un impegno in questo senso che c'è, è tangibile. Poi su alcune cose uno deve sempre alzare le mani e dire non lo so fare, non lo posso fare, non riesco a farlo. C'è quello che dice di essere più bravo di me, gli do la possibilità di farlo. Cioè se noi parliamo, vabbè in questi termini no, perché c'è un tavolo di fronte, però se noi parliamo fuori e tu mi dici guarda io lo faccio questo qui, tu magari mi dai 200 euro, io dico minchia, io non lo so fare. A un certo punto... Vado a provare, Sì, sì. La fretta, no... Esce domani, no, non esce domani. Fammi lavorare, fai in modo che io lo faccio vedere un po' di giornalisti. Cioè, cerchiamo un po' di. Cioè, la parola magica a volte che non viene calcolata è creare hype. Cioè, negli anni 90 usciva il disco e nei 2-3 anni successivi tu raccoglievi i frutti. Adesso non può essere più assolutamente così. Adesso per un anno prima di uscire il disco devi proprio devastare la mente della gente, sta uscendo, sta arrivando, devi proprio creare quella, e quando esce hai una settimana di vendite, una settimana di che se ne parla, che si fa, poi dopodiché si suona, scema un po' il tutto, no? Cioè noi praticamente, ti faccio un esempio, noi quando lavoriamo con i nostri artisti e gli artisti esterni, cioè quelli appunto, prima non vi siete trovati, abbiamo spiegato un po' la dinamica dei servizi e tutto il resto, e gli artisti esterni, a cui noi diamo un servizio, e noi la prima cosa che facciamo è consegnare a loro un cronoprogramma. Allora ragazzi, funziona così. E la prima discussione che andiamo a fare è questa. Ottobre diciamo, è così, novembre disco... è così, dicembre è così, gennaio è così, febbraio è così. Copriamo fino a tot mesi, si fa questo e quell'altro. Se io non faccio una di quelle cose che ti ho detto, tu non mi paghi. O tu vieni, ti lamenti e fai sapere in giro che ho lavorato male. Non succederà mai, perché io ti dico quello che faccio. Io non ho interesse a danneggiarti, né interesse a prendere 400-500 euro in più. Non me ne frega niente, io ho interesse a fare in modo che il tuo progetto, anche se non è nella mia realtà, nella mia etichetta, ha successo, perché sei sempre vincolato a me. Quelli cioè, le persone dicono, quelli hanno avuto questa cosa, perché hanno lavorato con quel progetto. Perché molto spesso, tipo Levante, Alfonso, brano spettacolare, tutti i network, la prima cosa che uno si chiede, ma chi è il suo ufficio stampa radio? E vai lì a contattare per capire chi è, per farti un esempio. Oppure, non lo so, il Dell'Era esce col disco, tu dici chi è l'ufficio stampa di Dell'Era? E vai perché ha avuto 200 recensioni positive, cioè nel senso è solo analizzare un minimo il mercato, un minimo, cercare un po' di capire e soprattutto capire chi è la persona che può dare una mano al tuo progetto. Ci sono quelli che lo faranno gratuitamente, che sono gli amici, quelli che si appassioneranno, o ci sono quelli che però tu pagherai, ma ti daranno la possibilità di raggiungere il tuo obiettivo, senza perdere soldi, energie fisiche e mentali, che poi il discorso è questo, è questo, che poi a un certo punto mentalmente tu arrivi che c'hai un progetto che sono 15 anni e il progetto diventa, non ha più la potenza anche sul palco di quello che era. Vabbè, io ho fatto ho ucciso tutti, ho fatto una trivellata. Dovuto. Poi ognuno, cioè quello che voglio dire, un'altra cosa, cioè noi abbiamo molti progetti che ci presentano che veramente ci piacciono proprio tanto, a volte non li prendiamo per un discorso proprio di tempo,
che noi diciamo sì, ok, se tu avrai successo, ma se io ti prendo adesso, avendo già degli impegni con gli altri, che ovviamente non è che entra quello nuovo figo e gli altri, vabbè, ciao. Avendo degli impegni con gli altri, noi proponiamo altri, diciamo, guarda, facciamo una cosa, ti propongo un servizio esterno, me lo paghi, però mi piaci, mi dai le edizioni e io te lo lavoro lavorando anche le edizioni, perché questo è un altro discorso che noi facciamo. Il discorso editoriale è fondamentale. Tu hai delle edizioni, tu hai in mano un tesoretto che attualmente ti vale zero. Questa cosa bisogna sempre saperla, no? Cioè, se io so che ho questi 12 punti di edizione che valgono zero. Se quando parlo di edizioni vedo facce... Edizioni, si mangiano, come le frise, vedo presente le frise. Vedo delle facce... No, scherzando. Cioè, l'edizione sappiamo, no? Cioè, ogni brano sono 24 punti, 12 sono autori, 12 sono editori. Quei 12 punti sono oro, perché potenzialmente sono oro. Se un progetto è interessante, comunque, o quantomeno si prevede un futuro, le edizioni sono un'ottima moneta di scambio, soprattutto per avere sconti o altro su un lavoro. Però il discorso è che molte volte il musicista, ci sono due tipi di musicisti, quelli che dicono guarda ti stampo il disco, mi dai 12 punti, sì ok, date, poi magari la tua canzone fa il botto, la vuole tipo Mina e tu sei legato a un altro editore che per tipo 200 euro ti ha preso tutto. Oppure sono quelli che dicono no, le mie edizioni valgono almeno 15.000 euro, tipo, e suonano solo a Villa Castelli. Cioè, non c'è una via di mezzo. Quando invece dovrebbe essere, cioè, cosa facciamo? Mi fai un ufficio stampa? Mi curi questo? Mi curi quell'altro? Poi, ok, mi hai fatto, quanto costa il tuo servizio? 10.000 euro. Però se mi dai 12 punti edizione, te ne do 5.000. Il discorso è questo. Quando una persona investe economicamente, deve recuperare. È lì il gioco di tutto. Cioè, se io investo con servizi o cash, io devo recuperare, quindi io ci tengo. Se ti firmo così, venite, firmiamo, cioè è normale che magari io lo faccio uscire il disco, se succede qualcosa, che fortuna, ne ho firmate 300, su 300 uno ne esce. Se invece ci lavoro un minimo, magari non eri destinato a uscire, però esci. L'offerta è tantissima attualmente, come voi ovviamente sapete meglio di me, di prodotto musicale, anche di un livello buono, cioè non stiamo parlando di offerta dell'amatore che si registra la chitarra in casa, che pure è rispettabile. E quindi essendoci un'offerta gigantesca, è come nel mercato del lavoro, in tutto il resto del mercato del lavoro, che tu sai che se non accetti tu il lavoro, lo accetterà qualcun altro al posto tuo. Quindi si instaura questo meccanismo perverso per il quale l'artista sottoscrive, perché fa fatica a immaginare di dover aspettare altro tempo, di non avere mai l'edizione, di dover aspettare un altro treno che passa, quindi un altro qualcuno che si appassiona al lavoro o che almeno dice di appassionarsi al lavoro. E quindi prendersi sotto la sua ala questo disco. Quindi sfortunatamente noi artisti, a meno che appunto non seguissimo un seminario di questo al giorno, dal primo giorno in cui prendiamo in braccio lo strumento, quindi, perché in effetti il 99% degli artisti passa magari 5 anni, i primi 5-10 anni della sua vita di artista a suonare o a suonicchiare o a scrivere o a fare altro, e poi si addentra nel discorso del mercato, della distribuzione, dell'edizione, della vendita, quando è già grande, quindi è poco avvezzo a capire che ci sono delle dinamiche importanti, però ormai ti fai fregare perché tu dici, caspita, ho investito tanti anni, tanto tempo, e sto disco che me ne faccio, come faccio a farlo uscire, come faccio a farlo sentire, e si corre il rischio appunto di non capire il valore di quello che si ha, oppure di dire, beh, io devo... Prima o poi conoscere devo quello che si ha è già un primo passo. Qua Giuseppe diceva che molte volte non si conosce proprio il valore delle edizioni. E ad esempio, ritornando al discorso prima dell'investimento, quando si fa una sorta di piano di quello che possono essere i costi,
cioè per mettere su un progetto serio ci vuole 5.000 euro di studio di registrazione, faccio un esempio, no? 5.000 euro di ufficio stampa, poi il furgone, videoclip al minimo costo, cercando di capire come si può risparmiare nel modo migliore possibile, ma comunque ci vuole una parte. Insomma, alla fine esce che costa 15.000 euro e dall'altra parte si deve anche capire da dove si recuperano, a parte quindi il fundraising, prima non ce l'avete, abbiamo parlato dell'aspetto del fundraising che è determinante. E nel pacchetto dei potenziali ricavi c'è da considerare anche questa edizione, perché comunque agli artisti le edizioni, a parte l'editore, e quindi può dare dei soldi o altro, no? Anche far risparmiare, ad esempio su registrazione gli dai il 50%, faccio un esempio, già magari da 5.000 paghi 2.500, già non è poco, per dire, stiamo parlando sempre di artisti emergenti, non di Ramazzotti, faccio un esempio proprio primo che mi viene, che è chiaro che ha un valore e mezzo l'edizione di un brano di Ramazzotti. E quindi va considerata anche questa cosa, tra i potenziali ricavi, quanto vale questo, le royalty quanto valgono ad esempio, come sapete si può guadagnare anche da YouTube, no? Quindi dalle visualizzazioni su YouTube. E quello un po' se va pure porta dei soldi in cassa. Quando si può guadagnare anche, oggi si vendono meno dischi, però ci stiamo accorgendo che gli artisti che fanno i numeri, anche da cose come Spotify o Kubo Music, c'è anche da lì entra una parte di soldi. Quindi nell'arco di un anno, quando genera questa cosa? Quando mi è costato? Certo, c'è da dire pure che un altro aspetto è il live. Molte volte i musicisti, come dicevamo prima, ma vanno in giro perché credono nel progetto e il vostro progetto è accontentate pur di suonare. Però immaginate se dovete pagare dei tecnici, dei fonici, dei turnisti, cioè dal caso lì i costi aumentano. E quindi c'è da considerare il costo di una produzione discografica che deve essere, o comunque deve essere sostenuta da ricavi prettamente legati a questo. Poi ci stanno i costi relativi a un tour che devono essere sostenuti con quello che può entrare dal tour. In mezzo ci sta il discorso del furgone che sta perché se più in giri e più vendi dischi, che poi è tutto collegato. E ritorna il discorso di curare, io credo molto in questa cosa, curare un progetto a 360 gradi. Quindi io propongo una pausa di 5 minuti, perché sono da 2 ore che già parliamo. Ci vediamo tra 5 minuti qui, va bene?